Bene, buonasera a tutti voi. Intanto ringrazio, è un omaggio che do a questo mio caro cliente che mi vuole bene, cliente da diverso tempo, e tant'è che si è trovato così male che la volta successiva che è venuto da noi mi ha portato le bottiglie di vino. Questo perché lo spedo, oltre a stare sulle balle a quelli che mandano le recensioni negative, sta anche qualcuno magari apprezza il lavoro che noi facciamo, e cioè quello che noi diciamo durante le trasmissioni, quello che noi diciamo ai clienti, le cose che vengono dette vengono registrate, e nel tempo chi ti ascolta è in grado di capire se chi parla è un pirla oppure se è uno che le cose... Il termine pirla lo dico perché non è una cosa, una parolaccia. A Milano pirla vuol dire pirlare, vuol dire... Allora, qui, uno che c'è o non c'è. Allora, grazie a Dio, per gli amici che pensano che lo spedo c'è, arriva il vinello. Lo faccio con un doppio obiettivo. Il primo è ringraziare chi si è ricordato di me. Il secondo è ricordare a quelli che si vogliono eventualmente ricordarsi di me che noi siamo qui a braccia aperte ad accogliervi, o con la focaccia da Genova o con il vino dal Piemonte, cioè noi siamo qua. Bene, allora abbiamo riaperto, ormai siamo nella seconda settimana, questo benedetto virus sembrerebbe aver perso di virulenza lentamente, se lo Stato la smette di trattarci come dei bambini e invece ci lascia fare il nostro mestiere, forse meglio. Vedo che comunque ormai ci stiamo avvicinando al 3 giugno, dove quella data dovrebbe permettere a tutti quanti di muoversi, e quindi anche a voi, se lo vorrete, potrete venire a trovarci qui in negozio, io ci sono sempre, e un caffè, qualcosa, un modo per... saremo sempre a vostra disposizione, sarò sempre a vostra disposizione. Se volete comunque chiamatemi durante l'orario d'apertura del negozio, che mi trovate dalle 10 alle 13, 15.30, 19.30, martedì sabato, o altrimenti abbiamo inserito anche, se voi andate sul sito, soprattutto col telefonino è facile, abbiamo inserito la voce WhatsApp. La voce WhatsApp, andando sul nostro sito, è diretta, voi parlate direttamente con me, se mi volete mandare al diavolo, no, se mi volete chiedere consigli, avete, che magari uno dice ma no, non sto a chiamarlo, che magari è impegnato, non voglio disturbarlo, non siete così, siete con questa, va bene, allora, WhatsApp, che tanto mi arriva, io appena sono libero lo guardo e vi rispondo immediatamente, ritengo che sia un mezzo, uno tra i più veloci e intelligenti della nostra società di oggi, eh? È veramente utile questa cosa, a noi per esempio permette di lavorare su un qualcosa di concreto che possono essere le foto, cioè ripensate quando una volta mi chiamavo e dicevo senti, ho qui un orologio, ma che condizioni è? Ma è bello, mi devo fidare di chi parlava, e tutte le volte cercare di mediare, uno ti dice una cosa, ti devi ricordare rispetto alla volta prima, invece con WhatsApp fai la foto, gira la foto, tac, io più o meno la qualità delle foto con gli iPhone, con i telefonini è bella, e tu vedi subito, c'hai l'occhio allenato e vedi se l'orologio è stanco oppure no, e quindi dai una valutazione, ed ecco perché è tutto molto più veloce, spigliato, insomma. Bene, allora direi che a questo punto vado in studio e partiamo con la 5, 6, no? 614. 614, questa poi non l'avrei azzeccata neanche. Andiamo. Bene, allora subito a razzo sul Daytona d'oro bianco 116-509, orologio in buonissime condizioni, la garanzia è intorno al 2008-2010, ma l'orologio è veramente in condizioni super belle, e voi sapete, voi che ci seguite, quando la voce della Watch & Clock dice
orologi in ottime condizioni, abbiamo un alto livello di qualità, per cui questo me lo dicono generalmente i clienti nostri, quelli che tornano, per cui do per scontato che chi non ci conosce si fidi. Qualora non si fidasse, ci fosse qualcuno che dice ma chi è questo che parla, ma venite a trovarci, senza impegno, lo vedete l'oggetto e poi eventualmente ci fate i complimenti oppure ci tirate le pietre. Allora, 116, 189, condizioni, prezzo 27.500 euro. Allora, trasmissione di oggi è la 614, salutiamo. Beh, Corrado l'ho già salutato, basta, non esageriamo, perché poi mi hai anche detto una roba che mi ha dato leggermente fastidio, che mi hai comprato l'orologio, ma un Nautilus che, cioè, non mi hai fatto neanche un euro di sconto, che non è vero, lo sconto te l'ho fatto, purtroppo non potevo dirti no. L'hai pagato 35.000 euro, adesso ne vale 48, no? E sei stato bravo te? Vabbè, è stato bravo te, perché eri indeciso sull'acqua, no? E poi mi hai detto che se li compravi tutti e due era meglio. Allora, però, se ragazzi vi do degli oggetti che poi fra due o tre anni aumentano, ma perché dovete tirare il collo a me? Ma lasciatemi vivere, lasciatemi lavorare, io lavoro per voi in fondo, oltre e soprattutto per me, che per me. Cioè, cerco gli orologi giusti, il prezzo che sia, non sempre, ma la maggior parte delle volte che sia corretto. E poi, ragazzi, come dicevo all'inizio della trasmissione, c'è YouTube, andate a vedere quello che dicevo allora, che dissi, e quello che si è verificato oggi rispetto a quello che io dissi. E lì avete la prova del 9. Se sono un fanfarone oppure Angelo, che salutiamo. Allora, Angelo, per le tue informazioni rattrappante e quant'altro, ma noi abbiamo un professionista splendidamente pagato, è qui e lo dico perché è qui che sente, no? Però che si dedica, e poi lui soffre di insonnia perché non avendo di meglio da fare, si dedica al sito e ogni volta mi dice va che ho messo questo, siccome io è una persona della quale io mi fido molto, per cui tutto quello che fa generalmente è utile alla, come dire, l'obiettivo. Caspita, c'è il vademecum, il dizionario, clicchi e c'è tutto, tourbillon, rattrappante, ogni cosa, ti fai un corso accelerato di conoscenza tecnica degli orologi e a gratis. Poi se volete, se poi dopo mi volete premiare, e visto che compri qualcosa, meglio. Se non vuoi comprare, mi vendi qualcosa dove io eventualmente guarda, meglio ancora, ok? Allora, grazie Angelo, comunque se non riesci a capire o hai altri problemi, contattaci che siamo a tua disposizione. Bruno di Genova, Lorenzo, Paolo, allora Mario di Torino, Maurizio del GMT, Lucio di Piacenza e Mauro di Parma. Poi saluto i miei quattro amici che sono Angelo, un abbraccio Angelo anche a te, Alessandro, Michael e Livio. Alessandro, ti ho perso, un po' mi dispiace, però non so se ho sbagliato qualcosa io, nel caso noi siamo sempre qua, ma non per il discorso di vederti qualcosa o meno, ma è contatto umano. La mamma come sta? Vabbè, non mi può rispondere, ma via mail o via WhatsApp mi farà piacere sentirti. Poi, per gli acquisti, tutti gli orologi che voi vedrete possono essere finanziamento, scusami, ti ho dato, va bene, acquistiamo lo stesso, tutti gli orologi che vedete li vendiamo, ma se voi avete da vendere a noi, acquistiamo anche, mi sono un po' incasinato, ma ho raggiunto lo stesso, come dire, l'ordine di quello che volevo dire, e cioè, se volete vendere noi acquistiamo, avete numeri in abbondanza, mandateci mail, foto, indicazioni, e poi se sono rose fioriranno. Invece per quello che riguarda i finanziamenti, tutti gli orologi che vi faremo vedere oggi possono essere finanziati da un minimo di 12, massimo 60 mesi, cifra massima 25.000 euro. Considerate che, allora, ogni tanto qualcuno di voi mi dice mi interessa quell'orologio, non so, metti 15.000, a me piace, le do 5.000 subito e vorrei fare, non so, 8 mesi, 9 mesi, le do 1.000. Allora noi, ragazzi, pensate a questo, una volta
vendevi un orologio da 15.000, ne guadagnavi 7, ma chi se ne frega? Ma oggi si lavora sul giro. Allora, l'unica opzione che ci permette di accontentare voi e noi di avere continuamente il giro è la finanziaria. Quindi, la finanziaria, voi volete fare 6, 7, vi viene più comodo. No, la finanziaria deve avere un costo che comunque è minimo, ma minimo vero, perché ormai i tassi sono veramente bassi e le mensilità sono 12. Quindi questo serve un po' per quelli che hanno intenzione di acquistare da noi in un modo magari un po' di aiuto per voi, perché io capisco che uno che paga un po' alla volta, però non c'è alternativa alla finanziaria, perché voi pagate un po' alla volta e vi si accontenta in quello. La finanziaria, che è l'intermediario, a noi ci dà i soldi praticamente subito, e noi con i soldi subito possiamo rimpiazzare il pezzo che voi pagherete nel tempo, quindi non ci blocchiamo e andiamo avanti. Venduto un orologio, ne dobbiamo vendere altri, perché qui ormai sapete meglio di me, i margini si sono ridotti al minimo, avete la rete che per voi è il vostro strumento di forza nei nostri confronti, lo utilizzate e va bene. Allora, poi vi ricordo YouTube, se vi iscrivete, siamo arrivati a una bella cifra, dobbiamo raggiungere adesso, aumentare, raddoppiarli, vabbè, insomma. Poi un'altra cosa interessante, Facebook, saluto tutti gli amici di Facebook, Messenger, qualcuno mi contatta, mi arriva subito il contatto, magari sono in rete che sto facendo una roba, l'ho già detto tante volte, sto giocando a scacchi in Facebook e mi arrivano i messaggi, per cui non ci sfugge, quando mi contattate sia con WhatsApp che con Facebook, mi arriva tac, è come se parlaste direttamente, come se mi vedeste in giro e fa spedo e io tac mi giro, ok? Così non vi do anche queste indicazioni, così quelli che mi vogliono rompere le palle e non mi chiedono cose di lavoro, mi possono rompere le palle anche. Va bene, allora abbiamo parlato di tutto, YouTube, Facebook, direi che possiamo proseguire prima che qualcuno si lamenti che non vorrei mai, Zenith, Daytona Zenith, questo signore è uno degli ultimi prodotti in oro, Daytona, prima del passaggio a Rolex. Completo di scatola garanzia, condizioni da 1 a 10, 9, perfetto, ma lo vedete anche, quelli sgamati, quelli che ci sono dei dettagli e vi do l'indicazione, ma se voi guardate, zoom un pelino sui numeri della ghiera e tutto, quando voi vedete i numeri vivi, belli, belli, leggibili, vuol dire che l'orologio è sano. Vuol dire che l'orologio non è stato lucidato, vuol dire tante cose, ok? Noi che viviamo di questo, l'occhio lungo ce l'abbiamo allenato, Va bene, dai, perfetto. 38.000 euro. Va bene, dai. Ok, 38.000, completo, scatto di garanzia, perfetto. Andiamo avanti, ecco, questa è un'altra chicca, perché a vederlo così dici Daytona Zenith acciaio oro, ma la versione con questo quadrante, e attenzione, il quadrante visone lo troverete abbastanza, non facilmente, però con difficoltà anche lì, però lo troverete più facilmente, mettiamola così, sulla versione macchina Rolex, e colpo d'occhio la differenza che c'è tra il quadrante del Daytona Zenith e del Daytona Rolex sono gli index. Quando voi vedete gli index, cioè i numeri, ciò che indica l'ora, l'1, 2, 3, l'index fine, stretto e lungo sono col movimento Zenith. Cicciottello è un po' sassicciottello, e quello è Rolex. Allora, col movimento Zenith, questo quadrante non puoi andarlo a mettere sul movimento Rolex e viceversa, quello del Rolex non puoi metterlo su questo, perché cambiano la posizione dei piedini, perché sono due cose completamente diverse. Perché vi sto raccontando tutta questa magia? Perché tu non puoi mettere un qualsiasi quadrante che non sia quello suo del periodo Zenith su questo orologio. E di quadranti bianchi, Jean Bagne,
neri, un po' meno, si trovano. Ma questo è rarissimo. E ve lo dico perché io, in tutto il tempo, ormai sono dall'89 nel mercato, io di questi quadranti ne ho visti, non l'ho quasi mai visto. Forse lo vedi in foto, ma dal vivo, tant'è che quando l'ho visto l'ho comprato subito, perché questo è un orologio. Voi sapete che io poi sono sempre alla ricerca dei dettagli particolari di non facile reperibilità. Molto bene, scatto garanzia completo, abbiamo detto 14.500 euro il prezzo. Daytona 116-220, quindi questo è Rolex. Allora, trattasi della versione Chromalight o Luminova, questa è normale, Luminova. Allora, quindi l'anno è un 2010, completo di scatola garanzia, quindi numeri nel RIO e quant'altro, è quello leggermente prima al Chromalight. Ora, Chromalight e Luminova si differenziano dal fatto che il Luminova è stato fatto come per un bel periodo, nella fase terminale si è passati al Chromalight. Come indicazione, per semplificare, vi dico che se voi illuminate il quadrante e voi sapete che illuminandolo poi lo mettete al buio, si illumina, il Luminova tende al verde, il Chromalight tende al bluette, ok? Detto questo, il Chromalight l'hanno fatto solo per l'ultimo anno ed ecco perché ha un valore superiore e difatti il prezzo incide di un 15% di media, 15-20% tra un Luminova e un Chromalight. La richiesta per questo orologio è 18.500 euro. Andiamo avanti, che sennò qui spiego e poi. Allora, Cameron, nuovo, completo, pellicole, il quadrante Cameron alla versione DPC col quadrante bicolore, la parte alta blu scura e la parte bassa nera. Saluto l'amico che della permuta, ragazzi, io il suo orologio più di 13 non lo posso valutare, ci stiamo perdendo per 500 euro, ma tant'è che i margini ormai sono talmente ridotti che devi rinunciare, purtroppo è così. Ok, richiesta 15.500 euro per questo orologio completo di tutto. Poi abbiamo il Sea-Dweller Ceramica, quello prodotto prima del Sea-Dweller scritta rossa, quindi prodotto per un paio d'anni. Quando arrivò, perché noi non è che ci sono la novità, ne ordini, ma non ne ordini uno, no? Dici, i primi 3-4 pezzi me li dai, porca miseria, me ne arrivano 5 e li prendo tutti. Allora, per venderli ci è voluto, l'ultimo ho impiegato un anno per vendere 5 orologi, che normalmente ti durano, ti strappano dalle mani. E quindi era un orologio, sì, interessante, ma dopo, questo per un anno, dopo poi tu hai avuto l'ultimo e te ne tenevi uno perché dici, vabbè, abbiamo visto che non gira più di tanto. Smettono la produzione al secondo anno, arriva una circolare, se una ceramica non c'è più, e poi non c'è più perché poi abbiamo scoperto perché poi è uscita la Rolex con il Sea-Dweller scritta rossa. Vabbè, morale, appena partita la circolare a tutti i concessionari che questo orologio non viene più prodotto, cominciano a piovere le richieste e ti viene da piangere, dici, ma come, io non lo fa, ne avevo 5, non voleva nessuno, adesso che li ho venduti anche magari con un po' di sconto perché ne avevi 5, dici vabbè, perché ragazzi il prezzo, ecco, così vi dico una cosa che magari quando tu hai multipli in casa che dici vabbè, insomma, dici vabbè dai, con questo compro delle altre cose e fai girare, ma quando tu ne hai uno magari di una cosa che non è neanche più in produzione e che non sai più come rimpiazzare, ma lo difendi, ma qual è l'ultimo prezzo? Ma non ce n'è di ultimo prezzo, e se aspetti è peggio, perché poi passa il tempo e lo aumenti, perché tanto tu che sai il tuo mestiere sai che non lo ritroverai. Il privato che vuole fare quello che cerca, il braccino corto, va in giro, continua a girare e poi si accorge che era meglio che lo comprava, perché poi quando torna a Canossa quel prezzo lì non c'è più. Vi sto raccontando tutto quello che già è capitato ad altri, non vi sto paventando un discorso inventato. Bene, richiesta per questo ceramica 14.500 euro, vai sul Sea-Dweller scritta rossa, è ovvio, no? Cioè subito dopo ne abbiamo due di questi, uno furbo
Uno furbo che è questo e l'altro meno furbo. Cosa vuol dire furbo meno furbo? Allora, uno lo vedi, ha le pellicole, l'altro non ce l'ha, però li vedi, te li metto sotto il naso, sono uguali. Uguali. Qual è la cosa che li differenzia? Il prezzo. Perché questo costa 12.600 e l'altro costa 14.500. E d'altronde però, signori, come mai? Perché i tempi quando abbiamo preso il primo era così e dopo poi è sceso e ho detto no, fammi prendere anche questo. Avrei potuto fare il furbo invece di chiedere uno 14.500, l'altro 12.500, facevo la media e chiedevo 13.500 tutte e due. Ma noi non siamo di quella scuola lì, per cui ragazzi 12.600 abbiamo detto, no? Ok, andiamo oltre. Ed andiamo sul Sea-Dweller 16.600. L'anno è 2005, quindi cassa senza fori, garanzia dovrebbe essere, sì, no, è carta, quindi pieghevole. 9.500 euro, condizioni eccellenti quelle di questo orologio. Poi ragazzi, venite qui, lo vedete. Ok, abbiamo qui il Submariner 106-610 nuovo. Allora, le voci sono discordanti, rimane il fatto però che ormai è da un sacco di tempo che non li consegnano, tant'è che alcuni hanno cominciato a dire ma viene ancora prodotto? Ecco, allora, circolare che dice l'orologio non viene più prodotto non è uscita da Rory, per cui in teoria è in produzione. Però il risultato è che se non viene consegnato è come se non fosse più in produzione. Sta di fatto che nell'ultima fase, sia prima del Covid che dopo, le richieste sono alte. Quindi questo è il prezzo su richiesta, nuovo, 2019 se non sbaglio la garanzia. Sì, ok. È una garanzia estera, non è europea. Però insomma è nuovo e tutto, va bene. Vammi pure sul prossimo che è... Allora, questo è il 16610, cioè la versione precedente, quella prodotta dal 2003 al 2010. Questo è un... è il Serial F questo? No, non mi sembra. Allora, RRR, allora no, quindi quello da 14.000? 15.300, ok. Allora, se tu mi dici il prezzo io so già di cosa stiamo parlando. 15.300, quindi questo è 2009 o 2010, carta di credito e numeri in RIO, perché voi sapete dal 2003 al 2010 ci sono i vari passaggi. Nel 2004 la cassa che nel 2003 era fori è diventata senza fori, nel 2007, inizio, metà 7 andando verso l'8, la garanzia da pieghevole è diventata carta di credito e numeri poi di conseguenza subito dopo nel RIO. Prezzo di questo orologio abbiamo detto 15.300 completo di tutto, ok? Di questi ne abbiamo diversi, ne abbiamo 13.500, ne abbiamo 15.300, ne abbiamo 22, voi direte ne abbiamo 25, ma cosa cambia da ognuno? E cambia, signori, cambia. Per esempio qui mi sembra di vedere la versione nuovo con pellicole completo. Questo è un orologio per un collezionista. Uno che prende l'orologio non per metterselo, ma lo prende e lo mette via, ma di come se comprasse un lingotto d'oro, e lo tira fuori fra anni 4-5. E lì comincia a vedere. Per capire quello che sto dicendo, siamo nel 2020, allora andate a vedere che cosa era il prezzo che veniva richiesto nel 2015. Proiettatelo poi fra 5 anni nel 2025 e avrete, no? Dal prezzo del 2015 a oggi, più o meno, l'incremento da 2020 al 2025. Guardate che dico delle cose che possono essere leggermente opinabili, perché non è che tutti gli anni c'è il coronavirus, non tutti gli anni c'è qualche disgrazia, o c'è qualche la bolla finanziaria, oppure c'è... Sì, c'è l'anno bisestile, quello è vero, ogni 4 anni c'è, e purtroppo devo dire che nell'anno bisestile, almeno per quello che mi riguarda, c'è sempre qualcosa di non troppo positivo che accade, per non dire negativo, ma comunque
rimane questo fatto, nuovo la richiesta è 25.000. Allora 15 e 3, stesse condizioni, cioè stesse condizioni di set, ma non di qualità di orologio, perché questo è nuovo, ma l'altro comunque si presenta bene. Nuovo così, non viene più prodotto dal 2010, d'altronde, e questo è il prezzo di mercato. E poi passiamo al Submariner, quello classico, 16.610, questo ha la garanzia del negozio, è come dire il classico orologio da mettersi al polso, senza fronzoli, 7.000 euro. Voi direte senza fronzoli perché? Perché non è completo, però c'è il prezzo, perché come avete visto completo l'abbiamo, ma si passa a 9.500, che è quello dopo. Fammi vedere, io pensavo, l'ho detto non perché pensavo che non l'avessimo, eccolo qua, vedete la differenza, completo, tutto, bello come il sole, 9.500, senza nulla, ma con la garanzia del negozio, per cui tranquilli, la provenienza è questa, 7.000. Importante valutare, vedere queste cose per capire la differenza. Ma cosa vuol dire se è completo? C'è ancora qualcuno che non ha l'idea. La maggior parte tra che mi seguite e quelli che non mi seguono lo sanno perché sono degli autodidatta, insomma, più o meno è scontato che io parlo con persone che ascoltano e sanno già di cosa sto parlando. Se però c'è qualcuno di voi che magari per le prime volte ci vede, oppure quando avete dubbi, avete delle richieste o non avete capito alcune, contattateci, WhatsApp, la mail, come volete, e noi vi rispondiamo. Avanti sull'Explorer nuovo. Allora, questo signori è un Explorer del 2000 e... Va bene, è vecchio come il cucù, no, scherzo. Però voglio dire un 2000, nuovo. Voi direte, ma come fa a essere un orologio nuovo? Signori, è un fondo di magazzino, perché voi pensate che i vari concessionari Rolex non si siano messi via ogni volta che veniva smesso un prodotto, due o tre orologi via a modo di investimento? Sono mica scemi, E quando quelli che non sono scemi decidono di vendere, secondo voi a chi li vendono? A quello come lo spedo che è disposto a pagare le cifre di mercato, perché poi a sua volta può permettersi di proporlo a clienti che sono alla ricerca di quel qualcosa che nel mondo degli orologi non è facile da trovare, e quando lo trovi godi, perché l'orologio rispetto a tutti gli altri, lo dico sempre, ha un valore aggiunto, ha un appeal, è una roba per cui la gente, quando le persone che sono come dire collezionisti, tutto, quando vogliono una cosa non gliene frega niente di pagarlo un po' di più, basta che sia quella che abbia un'unicità. L'unicità di questo è che ha 20 anni ed è nuovo, bollino verde al retro, bollino, i vari bollini dove devono esserci, e la richiesta è 10.500 euro. Mi sto dilungando, va bene, dai, andiamo sull'Explorer 1, questo è il 100, il 214 perché è 39 di diametro, 214, 270, completo, 6.500 euro, 39 il diametro. Poi l'Explorer 1, questo invece è 114, 270, lo svizzero ha detto che manda i soldi, è prenotato però, nel frattempo siccome lui ha detto che li manda, è un conto è dirlo, un conto è farlo, noi l'abbiamo qui, finché non arrivano i soldi l'orologio a disposizione, richiesta 8.000 euro. GMT ceramica, allora abbiamo questo 10.008, ne arriva uno per un ragazzo veloce, l'ho mandato in laboratorio, ma non è questo, che cosa sto facendo? È l'ultimo di qua, vabbè, dai. Allora, questo qui per un ragazzo veloce, se mi viene tra mercoledì e sabato, ne ho uno di questo mio cliente, che l'ha messo pochissimo, e che vuole 9.800 euro. Allora, questo che vedete è 10.8, i miei costano 10.8. Ma se c'è uno veloce che ha anche una formula di pagamento interveloce, perché deve essere veloce, 9.800.
quindi c'è una milletta di sconto, vedete voi se è una roba interessante o meno. Ne ho uno solo, il primo che telefona, sai no come il premio, il primo che si fa vivo, tac. Ok, andiamo di là, nella seconda fila degli orologi, dobbiamo finire Rolex, se no. GMT, nero azzurro, nuovo, completo, quello prodotto fino a un annetto fa, adesso lo realizzano col bracciale Jubilee, questo è il bracciale Oyster, completo 16.000 euro. Poi abbiamo il GMT 2, completo anche questo, del 98-99, cassa con i fori, 12.000 euro. Questa la versione veniva fatta con la ghiera nera, l'inserto nero e l'inserto bue rosso. Andiamo oltre, eccolo qua invece il Pepsi. Pepsi è la versione, è diversa da quell'altro, è sempre il GMT2, però è diverso, è cassa senza fori, completo, condizioni super, ha parte del bollino al verde retro, che vuol dire che l'utilizzo è stato ai minimi termini, 15.500 euro. Altro Pepsi, signori, questo invece è nuovo, però ragazzi, quell'altro che è praticamente uguale al bollino leggermente verde è 15.500, questo è nuovo, ma proprio nuovo vuol dire mai con le pellicole e tutto, 22.500 euro. Bene. Il Wimbledon, lo riconoscete, è il Datejust 41,5 di diametro con il quadrante rodio ore verdi, ed è questo quadrante che vi indica il fatto che sia Wimbledon, perché ricorda il verde del green del campo da tennis. Nuovo scatto garanzia, 11.500 euro. Poi, Datejust 106-234, ghiera oro bianco, bracciale Jubilee scomparsa, da non confondere con l'ultimo che viene prodotto con la chiusura scatoletta, molto meno bello, non a detta mia ma a detta del pubblico. Quadrante nero diamanti originale, quindi niente fornitura, niente, è tutto originale, è un pezzo molto interessante, nuovo, a 10.500 euro. Poi abbiamo il Boy 31 di diametro, famoso quadrante a raggiera, Kyloshe, non so se si vede, comunque se voi vedete, eccolo qua, bravo, perfetto, grande regia, completo, scatole garanzia, condizioni pari al nuovo, bracciale, presidiata scomparsa, 12.500 euro, diametro 31, sempre 31 è il diametro acciaio oro del Boy, vetro zaffiro, scatola e garanzia 5.000 euro. Il Boy nuovo con quadrante blu, quindi 31 di diametro, completo di tutto a 5, e questo qual è? 6 e 5, perché è l'altro, quello che non c'è, ma tutte le volte, scusatemi, eccolo qua, quello a destra e quello da 5.000, nuovi, tutte e due, e questo qui a sinistra, che però ha anche la ghiera in oro bianco, 6.500, ok? Entrambi nuovi, quello a destra è nuovo, ma è del 2000, vatte la pesca, 6, 7, 8, quello che è. L'altro è nuovo, ma recente, 6.500, ok. Vedete anche che c'è dalla nuova produzione alla vecchia, no, torniamo sui due Boy. Vedete che leggermente, sembra leggermente un pelino, un millimetro più grande la versione più recente rispetto di quella datata, E questa è l'impressione che fa un po' tutta la nuova produzione rispetto a quella precedente. Bene, vammi pure sul Daydate. Eradica questo, Allora, signori, questo è un quadrante da fantascienza, Rarissimo, radica.
è su questo orologio che è un day date al quarzo e qualcuno storcerà il naso. Ma il day date al quarzo ha il suo perché ed è completo di scatola e garanzia. C'è il day jazz che chiamavano texano e questo che è sempre della sua famiglia. Comunque ragazzi, la Rolex non è che abbia fatto tantissimi orologi al quarzo, questo è uno di quelli, ha un suo perché. 12.800 euro, completo di tutto, condizioni, spettacolo, da vedere. Ok, e ora passiamo a Omega Reduce, questo è il 38 di diametro ed è automatico, quindi colpo d'occhio, voi vedete normalmente l'Omega, i tre contatori in questo modo, oro, completo di scatola garanzia, questo è un fondo di magazzino, doppio vetro zaffiro, quindi davanti e dietro il movimento col rotore, la chiusura è una fibbia Ardion, non c'è la Deployant, il prezzo completo 5.000 euro per un fondo, ripeto, di magazzino. Ora siamo sullo Speedmaster, la versione doppio vetro zaffiro, carica manuale, completo, 5.000 euro. E Orbit è grande come l'oro, quindi un Reduce, è un 38, nuovo, completo, anche questo, se non, no, questo non ha il doppio vetro, c'ha solo il vetro davanti, zaffiro, bombato. E, no, non è bombato questo, comunque, vetro zaffiro, fondello chiuso con il logo d'Orbit che è uno sacchiotto, questo è un orologio di cui i fondi vanno destinati a beneficenza, comunque nuovo completo 3.600 euro. Flieger, allora 37, allora 12 o 14, non mi ricordo, dopo ve lo confermo. Il Flieger, questo è il Flieger e lui è il papà, ok? Lo vedete, è che è perché ha una dimensione giusta, è un 40, 39-40, poi day date, e un orologio che è in sintonia con il Mark. I Mark sono i Mark 10, 11, 12, sono quegli orologi solo tempo che hanno la freccia ore 12 come ha questo crono, che richiama un po' il Flieger. Che richiamo poi il Mark 10. Va bene, completo di scatole garanzia 3.200 euro. Va bene, andiamo avanti. E qui abbiamo il rattrappante crono carica manuale portoghese, 25 pezzi al mondo, di un concessionario che non c'è più, non esiste più, ma fa niente, l'orologio comunque è stato fatto in esclusiva per questo concessionario e ha usato la scala medicale, no? Anche qui, a proposito di quella richiesta di sapere la scala, andate a vedere sul nostro sito Vademetuc 606. Allora ragazzi, il Flieger 3706 la referenza, importante, perché la referenza è poi quello che dà la giusta indicazione. Ok, ritorniamo sul portoghese, allora, quadrante in ceramica, e dicevo, per quello che riguarda le indicazioni, questo signore vuole sapere medicale, che cosa, andate sul dizionario nostro, del nostro sito, e troverete tutto, troverete tutte le indicazioni. Dopo poi, se volete sentire me spiegare, ma in queste trasmissioni diventa leggermente complicato, preferisco, come dire, dedicare più tempo agli oggetti che ho da presentarvi, anche perché sugli oggetti che ho da presentarvi ci sta anche che magari lo venda e qualcosa guadagno. Se vi devo spiegare, guadagno. No, scherzo, dai, non sono così cattivo per usare un eufemismo. Richiesta per questo IUC portoghese 10.000 euro. Andiamo ora sull'Ingenieur 46 diametro, trattasi di orologio per polso mega taurino, alla Costanzo non ha i polsi perché ha l'avambraccio e la mano, per cui è tutta una roba grossa,
Però comunque sia, anche lui porta l'orologio. Completo, prezzo 5.200 euro, questo è un orologio che di nuovo costava sui 14. Vabbè ragazzi, questo lo consiglio, però vedete voi, qui ha un po' di ragnatela su perché qui da un po' di tempo, però. Poi quando quello porta via qualcuno che dice vai, guarda, spedo, mi fai pena, mi fai tenerezza, te lo compro. Io gli dico, vabbè, dai, grazie. Me lo porta via e dopo cominciano ad arrivare. Ce l'ha ancora quelli? Ce l'ha quello? Non fate così, perché sembra quasi che vi mettete d'accordo. E comunque, parlando con altri commercianti, questa cosa che vi stavo spiegando si ripresenta molto spesso, per cui non è una novità. Vabbè, andiamo avanti. Tag Heuer, molto interessante questo, 39. Crono, è il calibro 1881, presumo, no, 887, scusate, completo, nuovo, 3.300 euro. E poi si è passati, guardate i due Tag Heuer, vedete che l'altra cassa è un po' più grande, perché prima si faceva questa versione qua, adesso la Tag Heuer è passata a queste versioni un po' più grandi, stesso il prezzo, però un po' più di impatto, questo è 40 argenté, Tag Heuer, braccialato acciaio, completo, dato garanzia nuovo, stesso prezzo. Ok, andiamo ora. Allora, datemi solo un attimo che mi... Allora, qui abbiamo un altro orologio. Questo le ragnatele non le ha perché l'ho pulito io un attimo fa, ma questo dovrebbe avere veramente tante... Allora, questo è il pezzo Elite, mi viene un po' da ridere, ma Villervetta. E lo dico, e l'hanno chiamato Weiler, perché se lo chiamavo il Willer, mi viene in mente Tex Willer, no? Il Willer era riduttivo. Invece se tu lo chiami Weiler, ti dà l'idea che è la linea top mega di gamma della Villervetta, per cui oggetto in ceramica, dimensioni che Costanzo non lo può mettere perché c'è il polso piccolo rispetto, cioè questo è un 48, non lo so, è un bombardone da mettersi al polso. Ci sarà qualcun culturista, qualcuno che... Perché l'orologio, ragazzi, non lo dico perché lo devo vendere, l'impatto estetico non è male, è il prezzo che era da fuori di testa, quando è uscito, capace che costava sui 15.000 e tutto. Ma lo spedo, che uno che la sa lunga, dice vabbè, dammelo, che a 5.000, se costava 15.000, forse un signore che anche lì dice guarda, spedo, mi fai pena, voglio che la smetti di presentare. C'è un altro signore però che mi ha detto, vabbè adesso quando c'è la pandemia, se l'avete ancora dopo la pandemia, vengo a prenderlo. E io gli ho detto, guardi che ci può essere la pandemia e ci può essere la ricaduta della pandemia, che mi sa che anche alla fine della ricaduta l'orologio sarà. Vabbè, perché io ho studiato, è così che si fa per vendere i chiodi o carciofi, come li chiamiamo noi quando sono orologi, che veramente... Però la legge del grande maestro... Ragazzi, il grande maestro, non ho qui la foto, la prossima volta vi metto la foto qui vicino e ve la faccio vedere. Il mio grande maestro mi diceva, ricordati che ogni orologio ha il suo polso. E quindi con questa massima vi faccio vedere ora il gram e saluto l'amico che me l'ha dato, perché ce l'ho anche questo, ce l'ho qui. Guarda, carbonio, titanio, è una roba interessante questo, per gli amanti delle cose, anche, no, lo faccio vedere al contrario, è per Mancini, in realtà non è per Mancini, è che hanno messo posamine, questo perché il tasto, tu devi schiacciare questo grilletto esterno, e l'hanno messo nella parte interna, perché se questo fosse fosse dall'altra parte, vi lascio immaginare tutte le volte che piedi il polso, prendi dentro il grilletto e non è molto divertente da portare. Mentre dall'altra parte non dà fastidio, è un orologio che anche lui ha il suo perché. Comunque, prezzo di origine, non vi lo sto neanche a dire, prezzo commerciale, interessante se vogliamo,
rispetto al prezzo d'origine, 3.900 euro, con possibilità, e qui lo dico perché ci sarà la persona che me l'ha dato in conto vendita e vorrei venderglielo, di una leggera limatina, così piuttosto di tenerlo qua, spero che tu sia d'accordo, cerchiamo di accontentare l'eventuale signore che l'ha visto e dice ce l'ha ancora, non l'ha venduto, dai che vado lì, gli faccio l'offerta e gli tiro il collo. Ecco, no, se volete tirarmi il collo state dove siete, ma se volete avere un attimino un qualcosa che possa essere leggermente, veramente, perché non siamo qua, e l'ho detto. Ok, Breitling Chronomat, 1.200, prezzaccio. Guardate che secondo me 24 ce l'ho fuori a 1.400, ma a voi che state qui, noi, no aspetta, ma a noios, che siamo qui in pochi, in trasmissione, 1.200, vabbè, insomma, noi le proviamo tutte per vendere, poi Tudor, ce l'abbiamo, calibro 58, è lui, è Gianni Bui, eccolo qua, nuovo, completo, calibro 58, stiamo parlando di manifattura, Tudor, va bene, però manifattura, vuol dire che questo è un movimento, si fanno loro, ragazzi, c'è tutto un suo, va bene, tutte le pellicole, anche quella laterale col numerino, c'è tutto di questo orologio qua, c'è anche il prezzaccio, 4.100, no, ma mi spendo, mi togliere 100, cioè, vabbè, allora facciamo 4.200 così vi tolgo 200, allora, yeah. Vabbè, va, ok, Frank Muller, eccolo qua, 58.50, allora signori, orologio storico, voi direte, ma che storia ha? Sì, perché anni, fammi pensare, 93, 94, 95, per avere il Casablanca all'era dura, arrivavano tutte le versioni di quelli, si fulminava tutto di Frank Muller, perché è un orologio di tendenza, moda. Allora, questo è un orologio storico perché il mitico Carlotti, un giorno, andò da Frank, Carlotti era un uomo del commercio degli orologi, che però la sapeva lunga e vedeva poi, e andò con un Cartier e gli disse, ma perché non studiamo un orologio tipo questo Cartier, e facciamo un orologio, no? E saltò fuori questo, dall'idea di Carlotti e Frank, e venga fuori questo orologio qua. E così vi ho raccontato una storia che a molti, ai più non è, poi magari non ve ne frega niente, però. Visto che la so, ve l'ho detta. Allora, l'orologio qui in questione è un Casablanca, ma non un Casablanca che andavate nella gioielleria e lo compravate, no! Questo è un Casablanca che il grande Frank, che viveva nel castello, faceva le feste e invitava i suoi amici. Un giorno fece una festa dove invitò 100 amici e a 100 amici, perché era un brillante, era anche un po' fuori di testa, ma era un brillante, perché quando uno, diciamo, che viaggia per anni a mangiare il panino col formaggio a colazione, per pranzo, e non avere, e poi si trova ad avere tutto e di più, va un po' fuori di testa, regalò 100 orologi a questi suoi amici invitati al castello, tant'è poi fece mettere la dedica, non mise il nome di ognuno, ma mise Friends, vedete, sopra alle ore 6 c'era scritta Friends. Quindi questo è un pezzo che ha un suo perché. Viene venduto alla stessa, lo venderei alla stessa cifra anche senza scritta Friends, però è una serie limitata, se non altro ha una serie. Il prezzo 3.200. Caspita, dovreste comprarmelo solo per tutto quello che vi ho raccontato dietro a quello, perché ogni orologio ha la sua storia e lo spedo ne sa. Va bene, dai, andiamo avanti, che poi dopo mi c'è, ma questo si... Questa se la canta e se la balla. Allora, diametro 35 di questo Breguet Cassamoneta. Ragazzi, la classe di Breguet è unica. Breguet è un'altra categoria. Ci sono degli orologi di Breguet che tu non devi... Cioè, sono nella storia dell'orologeria quando tu parli... Tant'è che dicono le ore romane, queste qui fine, le chiamano anche sugli altri orologi, dicono ore Breguet. Quando parli di Breguet, parli di classe. Poi non è che tutti gli orologi di Breguet siano degli orologi pazzeschi.
però ci sono alcuni classici come questo che è il cassa moneta, vedete? E cassa moneta perché ha la cassa con la zigrinatura, vedete, della moneta. Questo è unico, nessuno ha mai toccato questa, come dire, peculiarità di Breguet. Nessun'altra casa è andata a copiare, perché hanno rispettato tutti questa, e questa è una prerogativa Breguet. Quindi orologio elegante, scatole garanzia 5.500. Il prezzo è ridicolo, mi vergogno quasi a dire di un Breguet 5.500, ma la cifra è dovuta al fatto che il diametro è 35, perché questo se era un diametro 40, di questo orologio non sparavo almeno 12-13, perché non ha niente da invidiare a un Calatrava di Patek, come eleganza, non come cassa di risonanza, ma come eleganza, tra un Breguet e un Patek, lo spedo va su Breguet. Voi direte, vabbè, bravo, lo devi vedere. No, no, vi dico il mio. Poi voi, ovviamente, come solito, scegliete. Goa di Piaget. Anche lui è qui da un po'. Automatico, completo, scatto garanzia, deployan in oro, diametro è un 36. Vetro zaffiro, 2.900 euro. Ragazzi, cosa comprate con 2.900 euro? Va bene. E poi passiamo a Audemars, i miei due pezzi che io quando mi dividerò da questi. Qui ho bisogno del panno, ce l'ho? No. E qui io vedo la cassa, perché noi ci mettiamo intorno il Domopak. Il Domopak ha due vantaggi, cioè... No, passa oltre, il Go va bene, l'ho presentato, 2-8. Il Domopak ha due, che ripara dagli eventuali segni, perché noi li mettiamo nelle scatole e hanno la loro sede. Però ragazzi, a furia di prendere, tira su, tira giù, e però la controindicazione del Domopak è che se non li pulisci bene col panno, ogni tanto io mi dimentico, faccio le foto, ma cos'è un segno quello? No, è il Domopak che lascia un aloncino, ma tu ripassi il panno e va via. Allora signori, queste due chicche sono due oggetti che l'Audemars Piguet non produce più, e già questo vi dovrebbe dire un qualcosa. Non solo, sono nuovi. E questo è un qualcosa aggiunto al primo qualcosa. Poi il diametro è 39. Ricordo che Audemars ha abbandonato questa produzione, perché loro, che la sanno lunga, hanno detto no, puntiamo sulle quelli grossi, e sono andati sul 41. Qual è il problema? Che Royal Oak, che è stato sviluppato da un diametro di 26 per donna a un massimo di 39, più o meno, anzi non più o meno, è sempre piaciuto. Il problema qual è? 41 è così grande che, mi dicevano dei tecnici nel mondo dell'orologeria, tu puoi prendere un modello che piace, ma se tu aumenti la dimensione e le proporzioni non sempre risulta essere gradevole. Sta di fatto che questi sono lievitati, sono andati alle stelle, e il 41 te lo tirano dietro. Io parlo per, come dire, eccesso di cose, ma è così, ok? Allora, il crono col quadrante blu è introvabile, perché trovate l'antracite. A proposito dell'antracite, ne ho uno nuovo, non ve l'ho presentato perché è in cassetta, 24.500 euro, ma questo è blu, costa molto di più e non vi sto a dire quanto. L'altro invece 26.330, non ne vedrete in giro nuovi, non ne vedete in giro, ma nuovo, ve lo scordate, di questo 30.500. 31? 31, va bene. Anzi, 31.500. Se andiamo avanti ancora un po', ve li dico 32, va bene. Questo? Ok, andiamo avanti, veloce, che sennò... Allora, signori, questo è il top di gamma, Patek, calendario annuale e crono, 5905, platino, quadrante blu. Qui abbiamo tutte le caratteristiche del top. È nuovo e il prezzo che vi faccio io è 63. Ora, nuovo, completo, andate a vedere se è una cosa che vi può interessare. Siamo qua. Il Travel Time, eccolo qui. Nuovo, non più in produzione, a 50.000 euro, nuovo e completo.
53 96 ah no 51 53 è il calendario, 51 è il Calatrava carica manuale, secondi al 6 Lancette Dauphine, chiusura Ardion oro rosa completo nuovo qui 16.500 euro. 50-70 il crono, il grande crono, doppio vetro zaffiro, quindi movimento a vista, quadrante visone, ricordo che le versioni erano giallo col quadrante nero, questo col visone, bianco col quadrante argentè, platino col quadrante blu. Orologio molto bello, il prezzo 75.000, nuovo completo fondo di magazzino. 51,67 Aquanaut, nuovo, completo, è qui 38,5, adesso arriva l'estate, vedrete anche voi la difficoltà per averlo. Allora, 37, dov'è? Davvero? Ho il 57,11 qua, quello allora 2007? Allora, 2007, 57-11, completo scatogarazia, non è il calibro 315, ma è il 324. Questo per 6 mesi è stato sfortunato, perché se era il 315 questa era una cosa. Prezzo 62.000 e l'ultimo è il 57-26, non più in produzione perché viene prodotto col quadrante blu, nuovo a 75.000. Via, prezzaccio è sceso, però abbiamo già la, come dire, è riservato, però se è riservato, ma se si presenta qualcuno, lo spedo, sapete, ma, senta, c'è ancora quell'orologio? Oppure me lo terrebbe? No, io, allora, lo spedo non tiene niente a nessuno. Vi presentate, il primo che si presenta con i soldi, io glielo do. Bacioni, un abbraccio a tutti, vi voglio bene, alla prossima, da Marco Spedo, dalla Watch & Clock. Arrivederci. Piacciono gli orologi? Gli orologi sono la tua passione? In compagnia della Watch & Clock di Marco Spedo passeremo. E allora non perdere l'appuntamento con Watch & Clock. E allora lunedì, mercoledì, venerdì a partire dalle ore 22, 3 ore in nostra compagnia. Seguiteci. Watch & Clock, la grande orologeria. Watch & Clock, presente da oltre 20 anni nel mondo dell'orologeria, ha il piacere di invitarvi nella sede di Milano, dove troverete professionisti per condurvi a scoprire i nomi più prestigiosi degli orologi da polso. Inoltre potrete acquistare, vendere, permutare con possibilità di finanziamento. Watch & Clock, dal 1989, sempre presente in Largo Settimio Severo 3, traversa di Corso Vercelli a Milano.